al suo incontro Visionari di Comunità qui a BTO parlerà del turismo slow. Del turismo slow di comunità, di come si una cosa che ancora non abbiamo, che davvero funzionale in Italia, di come comunità guidate da visionari, ma dove piano piano sempre più tutta la comunità diventa partecipe di una visione, quindi visionari insieme tutti, e sia un tassello importantissimo del turismo che oggi non abbiamo in Italia. Abbiamo destination manager, non abbiamo community manager che rendono funzionali tutte le potenzialità di un territorio: artigiani, insegnanti, ragazzini, cuochi, non solo i grandi cuochi stellati, ma quelli nelle case, un panettiere, un contadino, li rendono funzionali all'accoglienza del turismo che arriva oggi, che vuole sperimentare le cose nello specifico, ma anche la vita di una comunità. Quello che noi siamo, che siamo famosi anche nel mondo, è questa bellissima arte dello stare insieme anche, che può diventare un sistema strutturato grazie alle comunità che diventano visionarie. Questo è un modo anche per combattere l'overtourism e per portare i flussi turistici anche nelle piccole comunità, nei piccoli centri. Sì, in realtà l'overtourism credo che non gliene freghi niente delle città che sono sommerse dall'overtourism, perché nessuno delle grandi città con l'overtourism parla dei borghi, quindi penso che il problema non lo sentano minimamente, se ne parla ma non lo sentono ancora. Quando questo diventerà una coscienza condivisa anche dalle comunità delle città con l'overtourism, ci sarà pronta anche, e noi dobbiamo ripararle perché ancora non è, ci saranno pronte delle comunità che saranno in grado di accogliere quei flussi. Dobbiamo preparare sia le città che i territori a ospitare questo nuovo modo di fare turismo. Ci sono buone pratiche anche qua in Toscana? Sì, ma devono crescere. Sono ancora piccole comunità, piccole esperienze che gestiscono un albergo, un ostello, un forno, un piccolo alimentare. La comunità intera che gestisce il turismo su numeri importanti ancora non c'è, ma la strada ce l'abbiamo, quindi possiamo farlo. Tutto quello che manca si può fare.